risposto solo alla mia coscienza. Quello che va fatto, lo si deve fare. È con queste parole che Pier Antonio Costa descrive quanto ha svolto in Ruanda durante il genocidio dei Tutsi del 1994. Ma chi è Pier Antonio Costa? È un uomo nato in Italia ma trasferitosi in Africa a 15 anni. È un padre di 3 figli, Olivier, Caroline e Matteo. È un imprenditore. Ha 4 imprese all'attivo negli anni della guerra in Ruanda. Ma è anche un diplomatico. Console italiano a Kigali, è incaricato di mantenere i rapporti fra l'ambasciata d'Italia e il Ruanda. E perché ne parliamo oggi? Dal 6 aprile al 16 luglio 1994 si è compiuto in Ruanda il genocidio dei Tutsi e degli Hutu moderati per mano dell'esercito regolare e di milizie paramilitari. Il movente ideologico fondamentale è l'odio razziale verso la minoranza Tutsi, che aveva costituito l'elite sociale e culturale del paese. Lo sterminio termina con la vittoria del FPR, Fronte Patriottico Ruandese, espressione della diaspora Tutsi. Pier Antonio Costa, in questo scenario, decide quindi di fare la sua parte, andando in soccorso a coloro che gli chiedono aiuto. Rappresentanza diplomatica, rete di conoscenze, soldi. Questi sono i 3 strumenti che usa per ottenere numerosi visti di uscita da Ruanda e per organizzare i numerosi viaggi attraverso il paese per mettere in salvo il maggior numero di persone possibile. Il genocidio dura 100 giorni. Sono morte 1 milione di persone. 1 milione di persone in 100 giorni. Quanto fa? 10.000 morti al giorno. Uomini, donne, bambini. Odio etnico. E pensate che in Ruanda nemmeno esistevano le etnie. Tutsi, Hutu e Twa condividevano cultura, lingua, religione. La divisione etnica è un modello imposto dai coloni nella logica del dividi et impera. Pier Antonio Costa riesce a salvare circa 2.000 persone, di cui 375 bambini di un orfanotrofio della Croce Rossa. Nei giorni del genocidio lui decide di mettere a rischio la propria vita, mettendo a disposizione la sua umanità e i suoi beni, ma con il costante rammarico che si poteva fare di più. Ai genitori dirò: quello che insegnate ai vostri figli sarà utile a loro per poi poter scegliere. E ai giovani dirò: trovate in voi stessi delle ragioni per agire, perché, che lo vogliate o no, almeno una volta nella vita dovrete agire. Queste sono le sue parole durante un'intervista al Giardino dei Giusti di Milano, dove è onorato dal maggio 2009. Vieni a scoprire tutta la sua storia e quella di altri giusti sul sito www.garivo.net.